Comedy Storytelling. Ospite della puntata di oggi, Antonio Pandolfo. A sorpresa. Lui è famoso per essere partito dal cabaret e per tanti personaggi. Ah, pensavo per la cucina. Scritti da lui. No, assolutamente. Mi sa che per me sarà difficile. Molto difficile, la vedo molto pesante questa puntata. Come stai, Alessandra? Ti vedo in forma, complimenti. Grazie. So che hai fatto tante cose, quindi... Io sto bene, tu come stai? Io benissimo, tamponato, vaccinato, anche gli esami del sangue, tutto a posto. C'ho un po' di transaminasi alti, ma quello è perché sono goloso di dolci, mangio sempre dolci. Però sono a dieta. Sei a dieta? Faccio Pilates. Mi dicevi che eri vegetariano, stai diventando. Quasi vegetariano, per esempio non mangio il vitello, non lo mangio. No. Perché ho l'impressione, magari sono al ristorante e mangiando il vitello, magari mi pare che da un momento all'altro entra una vacca nel ristorante dicendo: ah, tu mi sa me figlio, non lo trovo. E quindi vitello niente, mi impressionerei, la mamma mucca mi impressiona, quindi vegetariano, quasi. Questa pandemia, diciamo, ci ha cambiato. Ha rivoluzionato un po' di cose, per cui sì, un po' a dieta, un po' di palestra, ma fondamentalmente a mia mi si dia, quindi il sì, fatto lo sappiamo, che a te si dia, lo vedremo nel corso della puntata, perché in questa puntata cerchiamo un po' di riassumere, è molto difficile riassumere un percorso professionale artistico di un attore. Almeno 3-4 ore ce le dobbiamo prendere. Ma noi abbiamo solo 30 minuti. Ah. Quindi inizierei dal cabaret. Da dove hai iniziato? Io ho iniziato col teatro sostanzialmente, quindi prima del cabaret c'era il teatro. Io ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica La Sciaroff a Roma e poi quindi ero impegnato col teatro di quelli d'avanguardia, il teatro di ricerca, il teatro quello pesante, quello bello. Poi in realtà, ritornando poi in Sicilia, mi sono accorto che c'era una realtà di teatro comico, cabaret, che conoscevo poco e da lì, piano piano, mi sono avvicinato, ho visto che mi divertivo tantissimo e quindi ho pensato bene di, così, di rimodulare alcune cose. Che anni erano? 2002, 2003. Quindi l'inizio degli quindi anni parliamo 2000. Di 20 anni fa. Mm-hmm. No, non lo ricordiamo perché io ho iniziato questo lavoro 20 anni fa, quindi non ricordiamo proprio. Il teatro, sì, il teatro da quando avevo 16 anni, perché facevo parte, dopo un paio d'anni di animazione turistica, mi ero iscritto al piccolo teatro ad Alcamo, che facevano teatro amatoriale. Tu sei di Alcamo? Io sono alcamese, sì, ho frequentato il piccolo teatro con i quali abbiamo realizzato tanto teatro popolare, teatro amatoriale, ma lì è stata una palestra meravigliosa. Ma come nascono questi personaggi? Da Enricuccio, Missy Dia? In base alle necessità, in base all'esaurimento del momento. No, in realtà Enricuccio è nato perché dovevamo fare, proprio col piccolo teatro, dovevamo fare La Fortuna con la F maiuscola di De Filippo. E mi assegnarono un personaggio che si chiama Enricuccio. Se vai a prendere il copione della Fortuna con la F maiuscola di Filippo, il figlio si chiama Enricuccio. E lì serviva a creare un personaggio simpatico, affabile, ma anche tenero, ma anche così un po' antipatico su certi punti, un po' cinico. E quindi da lì era venuto Enricuccio, perché io avevo lavorato anche con teatroterapia con dei ragazzi disabili, con dei ragazzi con alcune difficoltà, e lì scherzavo io a fare Enricuccio, già scherzavo lì in comunità, per cui poi l'abbiamo portato in teatro e ha avuto successo. E ha avuto poi un'autonomia per i fatti suoi, è uscito fuori dal copione di De Filippo e ha avuto una vita propria. Un personaggio molto amato dal pubblico, io direi di ricordarlo attraverso una clip e tornare in studio. Enricuccio? Eh? Dai, entra, dai. No, ma affronta. Chi ti affronta? Trasse, dai. No, mi pare male. Che ti pare male? Tanto un c'è nudo, Trasse. Come un c'è nudo? Se ti dico un c'è nudo, Trasse. Un c'è nudo? No. No, caso, vieni che ci sto. Ma se dico, ma se sono ci qua, so, ci so. Se sono qua sono 4 gatti, stai tranquillo. Quanto? 4 gatti. No, che ho senso, senti! Ma chi, se ti dico 4 gatti, sono 4 gatti. Ma 4 gatti che figliaro, cacchino! No, un neccio!
Tu li hai fatti cacciare questi atti che tu dici. Ma io che mi posso pigliare questi atti a pettinare, questi atti a cacciare. Comunque tu entra che ti fanno l'applauso, dai, tassi, tassi. No, e poi va. Buonasera. Buonasera. Che mi prende sempre in giro, John. Beh, oggi a pranzo del minestrone ci miso Viagra. C'erano i pisetti duri. Ci stai a pigliare tu, non metto minestrone, me ne fotte. Vero. Dice che c'era un toro grande grande, un toro, e che sotto questo toro... Facissimo apposta, vero? Dice che sotto questo toro ogni tanto passava un topolino che gli guardava le... le pelotas. E diceva ma e sinnia, poi ripassava, guardava ma e sinnia, poi ripassava ma e sinnia, poi ripassava ma e sinnia. Il toro l'ha fermato e ci si scusa, topo, ma perché quando passi mi guardi le pelotas e dici ma? Dice, no, pensava. Dico, come fa uno con questa rampalla a essere pure cornuto? Perché non è che fai? Nuovamente in studio con Comedy Storytelling, ospite della puntata di oggi, Antonio Pandolfo. Abbiamo appena visto una clip che riguardava uno dei suoi personaggi, Enricuccio. Ma ce ne sono tanti, a parte Enricuccio. Sì, ce ne tanti. Sono tantissimi che hai fatto nel corso della tua carriera. Assolutamente sì. Poi anche lì, in base alle necessità, in base ai lavori da fare, venivano fuori dei personaggi nuovi, perché io non sono mai stato bravo a fare l'imitatore, sono altri colleghi miei bravissimi. Io me li inventavo perché ero cresciuto con il teatro di Dario Fo, di Gaber, di Antonio Albanese, il primo Antonio Albanese, per cui mi divertivano molto. Mi divertiva creare personaggi, tant'è che uno degli spettacoli di qualche anno fa si chiamava Sei personaggi in cerca d'amore e facevo dei personaggi che erano in una seduta terapeutica, ognuno raccontava i propri personali problemi ed erano sei personaggi tutti diversi, per cui mi diverto. Interpretati tutti da te? Sì, solo io in scena. Carino, per cui un po' la Verdone. Sei... Sì, vabbè, Verdone sì, ha creato, ha fatto strada, ma tanti di quegli anni, il trio Marchesini-Solenghi-Lopez, per dire, o anche, li conoscevo a memoria, i pezzi della Smorfia, Troisi, Lellorena e De Caro, per cui erano degli anni in cui si guardava moltissimo il teatro e soprattutto non erano tantissimi quelli forti, c'era una selezione più curata in termini di televisione o teatro, quindi chi vedevi in teatro era veramente preparato. Prendi questi spunti dall'esterno magari o da qualcosa che dentro di te, è come se dentro di te avessi tante personalità, allora una volta ogni tanto ne esci una diversa. In realtà no, è tutto attorno, per cui è tutto, c'è un archivio per strada pazzesco di personaggi. Nella scuola, nell'accademia che frequentavo, l'aveva frequentata Lina Wertmüller e ogni tanto veniva a fare lezioni, per cui 2 ore a chiacchierare con Lina Wertmüller erano un anno di scuola per altri aspetti. E lei, comunque, il suggerimento che dava lei, ma anche Ennio Coltorti, che era il mio insegnante, mi diceva: anche quando vai a comprare il pane, vai a prendere il caffè, non lo so, qualsiasi cosa tu faccia durante il giorno, davanti hai delle persone che sono dei potenziali personaggi da cui registrare tutto, sfumature, gesti, la manualità, la mimica, la posizione, la postura, le intenzioni, per cui... E questa pigrizia è tua, questa di Miss India? No, in realtà io mi muovo tanto, io ho delle giornate in cui da quando mi sveglio alle 8, che ne so, fino alla notte, perché magari c'ho prove, spettacoli, poi altre cose, dobbiamo scrivere, riunioni, e poi giornate in cui non voglio sapere niente.
Io passo da giornate in cui magari ho 10 cose e riesco a farne 12, giornate in cui ne ho 2 cose da fare, cerco di toglierle perché le rimando, perché... Perché un po'... Però se ti guardi... Sei così, anche a te. Ma anche tu sei così, ognuno di noi, ecco, ognuno di noi ha un pizzico di misidia, ma butta, no, ma no, non sei nata, no, non mi voglio fare... Mi piacerebbe, io ormai da anni che non posso più farlo, però mi piacerebbe tanto. Beh, lì dipende anche dagli equilibri familiari, sì. Però ognuno di noi ha un piccolo lato che ci abbuttano tutte cose. Chissà se anche il pubblico è così. Intanto facciamo vedere una clip che riguarda questo personaggio e poi torniamo in studio. No, mi si tiene tutte cose. Un amico mio a Palermo ha aperto una palestra, dice vieni in palestra, ti alleni. Ma a mia mi si dia pure su se mi tutte vanno per chiedermi a curcare. In palestra. Ci sono passato 10 minuti per pigliarmi un caffè a così. Mentre ero lì c'era uno tanto a così, mi viene da me, ci pare che io travagliavo a dare, mi fa. Senti, se io mi faccio la lampada divento più bello? Cissi gioia, chi è una lampada abbronzante, non è la lampada di Aladino, cissi, ma come un desiderio. Poi c'era una signora sulla bicicletta che pedalava da 10 minuti, dopo 10 minuti era surata, io già era surata a telare ahì, ed emanava anche un odore, faceva un odore un po' come si dice acqua viva, si dice feto. Io mi sono avvicinato e disse, signora, ma che deodorante usa? Dice, si chiama Biancaneve e Sette Nani. Disse, signora, tagliassi dentro la bottiglia che secondo me è un nano muriodo. Pure Biancaneve a pan morto. No, mi si devono tutte le cose. Ovvio, si organizzare, dobbiamo venire a fare un po'. C'è sempre da zona che non ci ne fotte, no? Siete stranieri? Forse sono di Mussomeli. No? O di Cammarata, peggio ancora. No, Cammarata mi piace, Cammarata. C'è un formaggio buono, Cammarata. Acqua viva, una vita formaggio. Mungite pecore. Se mungono il sole. Che abbaggio vi sedi. Ho capito. Insomma, mi si dice, anche d'estate ci sono queste ragazze che escono scollatissime, tutte scollate, no? Così scollatura. Stasera in discoteca è venuta una scollata, viene da me e mi fa, secondo te è troppo scollato questo vestito? Cioè, se no, gioia, si vedono solo un po' i peli del petto. Dice, ma io peli nel petto non ne ho. Allora è troppo scollato questo vestito. Spiegatevi la travaglia, ci arrivassimo tutti, uno che dice Mussomeli ci arrivava. Oh, a Mussomeli ci sono delle belle ragazze, io lo so, mi sentiano tutte cose, ma no, ora devo andare a recuperare l'amico mio Saverio che è uscito a Saverio, è cretino, si accattò la smart che da cabriolet da senza tetto. Un giorno venne in mia e dice, ma io ho un problema con questa maglia. Disse, che problema c'è? Che io l'altra volta ci lasciavo un chilo di pane e non lo trovavo più. Poi ci lasciavo un sacchetto di monnizza e non lo trovavo più. Ci lasciavo 4 fogli di protocollo e non ne trovavo più. Disse, che cosa succede? Che cosa c'è? Non lo so. Allora busseggiamo la macchina, ci misimo un sacchettino là dentro, un sacchetto di cosa così, e li misimo dietro un albero. Dopo 2 ore arrivò un camion della monnizza, pigliò la smatta, la sbagantò tipo cassonetto. Ci si cretino, io dice macchine saccate, modello cassonetto. E cretino, ora me ne devo andare a Mussomeli che devi recuperare la farmacia, dato che ho una vita. L'altro ieri è andato in farmacia, Saverio è cretino, cioè sia la farmacia e il dottore ci fa. E il dottore ci disse, che vuole crema per le mani? E io, no, 5 pacchi di Viagra! Sta atterrando un aereo di modelle russe a Palermo, mi devo divertire! Un cretino oggi pomeriggio tornò alla farmacia e ci fa. E chi, dati 5 pacchi? No, la crema per le mani!
L'aereo non atterrò. Nuovamente studio con Comedy Storytelling. Abbiamo visto Antonio Pandolfo on stage in questo film alto dove fa questo personaggio Missy Dia, però hai fatto anche molto cinema. Beh, molto, però mi sono divertito. Fiction. Sì. È stata una bellissima esperienza quella con l'ora legale di Ficarra e Picone, perché è stato molto divertente, è stato faticoso, però il risultato c'è, anche perché loro sono stati bravissimi già nella scrittura, quindi è stato bello lavorare con loro. E poi adesso loro stanno facendo anche una cosa bellissima, una serie TV. Incastrati, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti. E l'ora legale secondo me ha segnato anche un bel momento culturale, perché è rimasto impresso per la forza del messaggio e il peso degli argomenti trattati, quindi è stata una bella cosa. E poi anche tante fiction che non ti hanno visto solo in ruoli comici, ma anche ruoli drammatici. Ma Fuori dalla Sicilia mi vedono molto drammatico, sì. Nella Mossa del Cavallo di Camilleri, che lì che è stata una cosa bellissima. Bravissima. Già era scritto bene, perché insomma Camilleri non si può dire nulla. Lì però è stato un bel lavoro, e La Mossa del Cavallo per me è una bellissima esperienza, fatto bene, mi sono soddisfatto di come avevo lavorato e di come era venuto il prodotto. Mi è piaciuto, poi insomma tutti bravissimi attori siciliani, quindi sì, erano tutto è stato tutto made in Sicily, diciamo. Sì, bellissimo. E adesso c'è anche un altro film che è appena uscito con Giovanni Cangialosi, questo è da ridere. Beh, lì è un gioco, un po' lo fanno anche molti attori romani importanti, lo fanno, si vedono così un gruppo di amici, attori, facciamo un film. E questo è venuto fuori. Si decide a cena, in pizzeria, diciamo che... Sì, Giovanni Cangialosi secondo me è il più visionario, il più pazzo tra tutti i colleghi, perché lui si alza la mattina: ho scritto un film, ti va di fare un personaggio? Tu hai scritto un film e stai realizzando un film. È come per lui organizzare, che ne so, un pranzo di Pasquetta, così. Ah, ci vediamo a casa mia che mangiamo assieme. Lui: ci vediamo a casa mia e sto girando un film. In realtà divertente, molto divertente. Ma lo sai che secondo me il pubblico non lo ricorda, perché è successo molti anni fa, ma io con lui ho condotto una trasmissione sul ballo. Con chi? Con Giovanni Cangialosi. Ah. Che tu dici, Giovanni col ballo? Beh, ci siamo un po' passati tu. No, Giovanni è scatena. Giovanni in realtà ha 12 tutto. Anni, per cui... Lui può fare tutto. E poi mi ricordavi, soprattutto hai nel cuore, uno spettacolo che è andato da poco in scena al Teatro Biondo con, sì, Mario Incudine. Con Mario Incudine, pari di Benassai, Salvo Piparo, tanti altri attori bravissimi. Lo spettacolo Il Cavaliere Sole con Gino Carista, insomma... Tanti attori molto bravi, discaldati. Al Teatro Biondo, che lì è sempre emozionante. Il Teatro Biondo è entrare sul palco e sapere che sei al Biondo, la gente è in sala, quando è pieno il Biondo è pazzesco. E lo spettacolo molto, molto bello, la regia di Cinzia Maccagnano, per cui una bravissima... Le scene di Enzo Venezia, per cui insomma, un bellissimo lavoro. Hai un percorso professionale molto vario, però c'è un'unione particolare con un altro attore comico, che è Marco Manera, con il quale hai fatto diverse clip, soprattutto durante la pandemia, e sì, ti sei divertito tantissimo. Il nome ideale sarebbe I Due Deficienti, perché siamo due... Anche lui è di Alcamo. Lui è di Cefalù. Ah, di Cefalù, ok. Che vive qua a Palermo già da diversi anni, e lavoriamo sostanzialmente, siamo due monologhisti, siamo due... attori che lavorano in maniera anche insomma così personale, insomma riescono a fare dei percorsi personali, però quando ci riuniamo riusciamo a divertirci moltissimo. Lui ha scritto un paio di commedie che abbiamo messo in scena, poi abbiamo fatto dei lavori anche all'Agricantus con due commedie divertentissime. E a marzo 2022 saremo all'Agricantus con un altro
testo. Dal titolo, perché marzo è Atti unici di madre vedova. Atti unici di madre vedova. Però riusciremo a portare in giro quello che abbiamo fatto, che Si salva è perduto, che è molto divertente. Per cui, insomma, tanto teatro, perché soprattutto... Allora, noi abbiamo incuriosito il pubblico, secondo me, con questa unione tra te e Marco, io ho scelto una clip. Come fare la mucchina a casa? Perché durante la pandemia abbiamo avuto tutto questo problema, non si trovava la mucchina. Il lievito, la mucchina, ecco. Mancavano tutte cose, anche la carta igienica mancava. Tutto, ma la mucchina serviva per igienizzare e loro hanno sperimentato tutto un modo particolare per farla. Vediamolo. Allora, compare, allora la situazione è questa: per fare la mucchina ci vuole acqua distillata? Sì, ci ha messo. Bravo. Glicerina? C'è. E cioè l'alcol puro al 96%. Ah, così c'è scritto, alcol puro. Però allora, sicuro siete che alcol puro? Tascialo, compa, tascialo. Alcol puro. C'è scritto 96, compa. Oh, mi pare 96, a me, che sono 89. Non lo so, non lo so. Senti il gioco. Quanto no, 87, 86, 85. Ma per me lo sento. Sentilo. 90. Non lo so, 96 non ci arriva. Lo sai un po' male. Mi gira un po' la testa, ma non perché, ma fammelo testare un altro 5 gradi. 91 forse. 96 mi pare assai. Raffineria, rottura, un niente, non ci arriva io. 7 e anche per divertirsi a casa, fare la mucchina lo consiglio soprattutto nei momenti in cui uno è un po' giù di morale, e provate i consigli di questo. Questa video è la giusta mucchina, eh? L'altra speriamo che non serva più a breve, però questa la potete fare, continuare a fare. Diciamo che durante la pandemia ti sei un po' sbizzarrito con questi video. Beh, in realtà c'era poco da fare, poi non sapevamo quanto poteva durare, quindi le prime settimane, va bene, approfitto, scrivo un nuovo spettacolo, scrivo un nuovo monologo, approfitto di questa pausa, poi in realtà dopo una settimana non sapevo più che cosa scrivere, quindi sì, il gioco dei video, Misidia su Antenna Sicilia o altre produzioni televisive, poi questi video fatti così, ma... Sì, tra l'altro tu hai voluto aiutare... Solo per alleggerire chi stava a casa. Appunto, hai voluto aiutare chi stava a casa facendo da personal trainer. Quello è fondamentale, io si sa che ho questo passato da personal trainer. E allora fa un video... Come non perdere 5 kg in una settimana. Lì sono bravissimo. Come non perdere 5 kg, come non allungare, come non sciogliersi, che ne so, i legamenti, come non, sono bravissimo. Allora, se volete fare un po' di attività fisica, vedete questo video. Cari amici, bentrovati a questa nuova sessione di esercizi inutili. Oggi capiremo come non perdere 5 kg a settimana con 2 minuti di esercizi oziosi. Bene, la questione primaria essenziale è mantenere il pigiama sotto, perché giustamente aiuta negli esercizi. Poi si può anche indossare una vestaglia da camera come questa per così agevolare la comodità dell'esercizio. A questo punto suggerisco anche di prendere questo bellissimo tappetino da yoga che vedremo nelle prossime puntate, e in questo momento insomma lo possiamo mettere anche qua, è comodo perché comunque è altezza, no? E ci puoi appoggiare anche il vassoio per la colazione.
questo punto l'esercizio consiste in questo, è importante perché richiede un paio di passaggi. Trovata un giusto equilibrio nel divano, a questo punto si può tranquillamente, ecco, l'esercizio è questo. Senza con calma, perché poi si mette sotto sforzo la schiena e diventa controproducente. A questo punto si può prendere benissimo, basta farlo 2-3 volte al giorno, comunque è facile, oppure la mattina e poi ve lo tirate per tutta la mattinata. A questo punto l'esercizio consta di 3 passaggi, praticamente prendere questo plaid o quello che avete a casa, va bene anche uno scialle, e a questo punto tirandosi indietro, ecco, prima la testa e poi le spalle, prima la testa e poi le spalle, allargare questo, e in un movimento coordinato, non è semplice, però basta un po' di allenamento, in un movimento coordinato, prima la testa, poi le spalle, diventa un allungamento completo verso la direzione che volete voi. In questo caso è molto semplice, diventa così. È importante anche alla fine, perché mentre lancio inspiro e alla fine espiro, quindi l'esercizio è questo. Beh, questo portato, fatto 2-3 volte durante il giorno, perché poi diventerebbe eccessivo e si può affaticare la schiena e gli addominali, quindi per chi magari sta cominciando adesso direi che un paio di volte, 2-3 volte al giorno si può fare. Per il resto ci vediamo alle prossime lezioni. Al termine di Comedy Story. No, belli. No, sì, no, io mi ero portato il pigiama, ho detto facciamo nottata. Ma possiamo farla qui in redazione, perché tanto io sto sempre qui, però la trasmissione è quello, dura 30 minuti. Vabbè, allora tu ti accena a casa mia, cucino io e poi... Sei brava a cucinare, non te lo chiedo. Mi diverte, qualcuno dice che sono... No, me la sbrigo, dai. Voi uomini siete tutti bravi, soprattutto tutti quelli che vengono in trasmissione qui. Io ho scoperto che molta gente che fa teatro, chi fa il mio lavoro, Ernesto Maria Ponte cucina benissimo, Nanfa cucina benissimo, Totino cucina benissimo, Toti pure, Manera cucina bene, Cangialosi non sa cucinare, quindi mentre le c'è donne, l'eccezione. Le donne non fanno niente. Non vogliono cucinare. Noi no. Vogliamo divertirci e sorridere come abbiamo fatto con te oggi. Grazie. Questa puntata. Grazie per essere gentilissimi. Stato. Chiamatemi quando volete, io sono disponibile. Chiamate Antonio Pandolfo. Ore passi. Ore passi, e soprattutto potete rivedere e condividere la puntata anche sui social. Grazie al pubblico per essere stato con noi. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Comedy Storytelling. Thank you.